Mi chiamo Alice. Sono nata con una malattia autoimmune della pelle, la vitiligine, causata da una carenza di melanina. Ecco perché notate le macchie sul mio viso. Altre macchie sono presenti anche sul corpo. Inizialmente ne facevo un problema, poi qualche ostacolo l'ho superato, ma non tutti. È con i miei compagni di classe che ho avuto difficoltà nel rapportarmi. Fermiamoci qua, non mi va di passare accanto a lei. Ma avete litigato? No, potrebbe trasmetterci la sua malattia. Ma sei sicura che la sua malattia è contagiosa? Ma certo, non vedi che se ne sta sempre sola? Ogni giorno a scuola venivo bullizzata ed evitata dai miei coetanei, al tal punto da pensare che questa mia caratteristica fosse un errore di fabbrica. Per questo motivo mi ero rifugiata nello studio, che responsabilmente non mi faceva pensare alle sofferenze. Anzi, mi permise di diventare la studentessa migliore della classe. Complimenti, Alice. Anche questa volta il tuo compito in classe è stato il migliore. Grazie, dottore. Con atteggiamenti umili ed educati, cercavo di condividere con i miei compagni conoscenze e attività, senza mai riuscirci. Ero considerata una strana creatura secchiona, come se la mia malattia e la mia intelligenza fossero dei nemici contagiosi. Pertanto non avevo nessun amico. Ma un bel giorno... Buongiorno. Buongiorno. Ragazzi, da oggi abbiamo con noi un nuovo studente. Si chiama Marco. Ciao a tutti ragazzi, sono molto contento di far parte di questa nuova classe. Marco, prego, accomodati di fianco a Alice. Ciao, io sono Marco. Piacere, Alice. Non mi sarei mai aspettata che quel ragazzo mi desse confidenza. Finalmente una persona autentica, un ragazzo che andava oltre le superficiali apparenze. Ci conoscemmo gradualmente e cominciammo a frequentarci sotto gli sguardi attoniti dei nostri compagni di classe. Ci incontrammo alla scuola di musica e spesso nel borgo antico per alcune pizzate gioiose. È da un po' di tempo che vorrei farti una domanda. Ok, sono pronta. Tirala fuori. Qual è il tuo sogno più importante della vita? È facile, pubblicare un libro. Bello! E tu ce l'hai un sogno? Pubblicare un libro. Giorno dopo giorno ci aiutammo con lo studio e Marco fece grandi progressi, mentre io riuscii gradualmente ad accettarmi, imparando a volermi bene. Oggi io e Marco abbiamo 19 anni e siamo felici. In anticipo, come sempre. La puntualità è rispetto, soprattutto se si ha un appuntamento di cuore. Devi concentrare i battiti sulla felicità e non sull'ansia. Questa frase non l'abbiamo inserita nel nostro libro. Infatti, penso che debba rimanere soltanto nostra. Marco si è iscritto alla facoltà di lettere, con l'obiettivo di diventare un professore. Io studio al DAMS di Bologna per conseguire la laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. Intanto abbiamo realizzato il nostro primo sogno, scrivere il libro della nostra storia. E adesso ecco i nostri due attori, Alice e Marco. Per tutto il resto abbiamo una vita davanti a noi. E in ogni scelta che faremo, cercheremo sempre di credere in noi stessi.